Ministro, siamo di fronte a un possibile attacco alla Siria. Cosa vorrebbe dire per quelli che sono gli sbarchi in Italia? Questa è una questione che riguarda l'Italia, da una parte una questione nazionale per quanto riguarda l'accoglienza e anche una normativa corretta per come gestire le norme sull'immigrazione. Dall'altra parte è anche una responsabilità di tutta l'Europa, della comunità internazionale, anche per attivare quei canali che di fronte a calamità o emergenze umanitarie devono comunque riuscire a dare ospitalità e accoglienza a ogni persona, ma anche accompagnare processi e percorsi di democrazia e pace. Letta ha appena fatto conferenza stampa parlando dei precari. Come si integra questo con il mondo della scuola, su cui l'integrazione ha un ruolo fondamentale? L'integrazione è primario, fondamentale, sia per quanto riguarda il mondo scolastico, sia per quanto riguarda anche proprio i docenti che devono portare avanti un modello, un percorso di insegnamento nelle scuole, che è il luogo in cui molte persone sperimentano la prima palestra per un'inclusione sociale all'interno della nostra comunità. Ma questo luogo così particolare mi fa anche capire che io non ho mai scelto quello che sono. Sono arrivata in Italia per caso, sono arrivata qui perché volevo semplicemente diventare medico, volevo semplicemente studiare, non sapevo dove andare per studiare. E sono arrivata in Italia, ho scelto l'Italia, ho capito che questo era il luogo dove potevo continuare. E sono tanti come me che hanno fatto lo stesso percorso e meritano un'opportunità, un'opportunità per riuscire a essere autonomi e riuscire a crescere.